giaguaro? Ma che? Un cammello? Limoni sono! No, non è un limone! Che c'è con lei in casa? Lei è un signore! C'è qualcuno in casa? In effetti per me è la storia di due solitudini che si incontrano, ma due solitudini talmente diverse e talmente legate, perché anche Elisabetta è legata ai suoi riti, ai suoi codici, così come per Limone la solitudine è quella che lo ancora a una realtà da prigioniero in qualche modo, da prigioniero che poi è prigioniero perché probabilmente è evaso da un carcere, ma in effetti sono prigionieri di se stessi questi due personaggi, prigionieri di se stessi, della propria vita, in modo surreale e assolutamente iperbolico. La solitudine, una solitudine iperbolica di Elisabetta è una solitudine concreta di Limone. Signor Limone, è venuta la raccolta. Era un militare sicuro, ma detto che sarebbe ritornato con un mandato di distruzione stamattina stessa. Devo scappare, mi dia la chiave. No, mio signore, non se ne va. Mi sveglio presto, vorrei che mi prendano. Ma non volevano lei, signor Limone. Cercavano una tigre. Una tigre? E gli ho detto al Duccio che lei era un giaguaro. Pare che non si possa tenere una belva senza documenti in casa. C'è qualcuno, mi trovano lo stesso. E se la metto sotto il letto? Sotto il letto mi trovano subito. E io mi sdraio sopra con l'ombrello, faccio la finta gallina morta. Penseranno che mi sono uccisa con l'ombrello, che mi sono torta il collo da sola. Un piano stupido! Ma io non voglio che se ne vada. Stasera volevo ballare per lei. Non posso rimanere qui legato. Preferisci tornare in prigione? Qui potrò fare vestitini per i topi. A volte lo spettacolo è esplosivo perché loro sono dei perfetti attori che stanno nella loro parte, cioè Cristina Donadio è una perfetta come persona, non come attrice, come persona Cristina Donadio è una perfetta Elisabetta e come attore Jamel Soltani è un perfetto Limone, cioè nella vita. Elisabetta e Limone assomiglia alla storia di tutte le coppie che io conosco. C'è sempre qualcuno che lega qualcun altro, c'è sempre una sorta di supremazia, è una lotta, è una relazione tra due opposti. Lei manca del tutto il senso comunitario, per questo non vuole sposarsi. Non legge nemmeno i giornali. Non siamo soli a questo mondo. Pensi a tutti quei topi nella miseria. Nudi e dimenticati dall'autorità e del trasbando.